Una nuova casa per i gatti, l'Oasi Felina di Porta Portese, aperta dal 2003, rinasce dopo un anno di lavori di ristrutturazione curati dalla SIMU. 250 felini della capitale potranno essere ospitati in un luogo accogliente in attesa di un'adozione. Si tratta di una vera vittoria per Matilde Talli, gestore dell'Oasi da 11 anni. Noi abbiamo vissuto per moltissimi anni in una struttura fatiscente, ex canile, che era il canile di Porta Portese, per cui in realtà questa struttura è nuova, è tutto nuovo, è solo la gestione è vecchia in pratica. Noi siamo qua dal 2003 e speriamo di poter continuare a lavorare per i gatti, o quantomeno non tanto io, che ormai comincio a diventare vecchia, ho diritto ad andare in pensione, ma i nostri soci, che sono lo stesso amanti e danno tutti i contributi possibili per il meglio della situazione. Il 24 e il 25 maggio invece partirà l'11ª edizione dell'iniziativa I gatti all'ombra della piramide, due giorni dedicati ad una speciale campagna di adozione di gatti di Porta Portese. Presente all'inaugurazione l'assessore all'ambiente Stella Marino. Siamo molto contenti perché avevamo trovato un procedimento un po' incagliato per l'esecuzione di questi lavori. Siamo riusciti a sbrogliarlo, ringrazio il SIMU e il Dipartimento dei Lavori Pubblici perché i lavori sono stati fatti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici e quindi finalmente abbiamo potuto riattivare l'Oasi Felina e quindi dare ospitalità a più di 250 gatti, ci sono tantissime cucciolate e quindi anche questa azione si inserisce nel lavoro che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare ormai da quasi un anno, di messa a norma delle strutture canili e gattili di Roma Capitale, perché pensiamo che anche questo sia un settore a cui vada dedicato pure attenzione anche nelle ristrettezze economiche del bilancio.